Ciao a tutti! Anche oggi prepareremo un piatto tipicamente estivo. Faremo una pasta fredda, un'insalata di pasta. Vi do gli ingredienti per una persona. Ci vorrà innanzitutto della pasta che cuoceremo al dente e faremo raffreddare. Io utilizzo poi dei piattoni, delle taccole, ma si possono usare i fagiolini, una verdura che piace a voi. Più o meno sono 150 grammi. Un po' di pomodorini, se vi piace del pepe nero macinato, un 7-8 olive, 4 noci sgusciate e lui, il nostro ingrediente segreto. Procediamo, andiamo a sminuzzare le nostre verdure, le noci, ma soprattutto a cuocere la pasta. Al lavoro! Ma non scordiamoci poi dell'olio extravergine di oliva per condire il tutto. Ed ecco tagliate le verdure e le olive. Aggiungiamo il pepe, le noci sminuzzate grossolanamente, ma soprattutto dovremo aggiungere lui, l'ingrediente segreto, bello sminuzzato. E aggiungiamo la pasta, una bella mescolata, e aggiungiamo l'olio extravergine di oliva. E poi lo mettiamo in frigo a riposare almeno un'oretta. Ed ecco l'impiattato, freschissimo e profumatissimo. Chissà se qualcuno ha indovinato l'ingrediente segreto. Eccolo lì. Sono delle foglie di basilico, quelle sono solo per guarnirlo, ma le altre, una manciatina, le ho tritate fini e le ho messe nella pasta fredda. Se vi è piaciuto il video, datemi un like e soprattutto guardate che piattone, eh? Vi sentireste a dieta? Non credo proprio, e invece lo siete. E condividete il mio video con chi ha bisogno di perdere peso. Ciao, alla prossima ricetta!